29 giugno. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4:16. Accostati al Signore. Non riceviamo semplicemente misericordia, la otteniamo. Ciò evidenzia che qualcosa è stato conseguito, è stata adempiuta la somma giustizia divina. La grandezza dell'amore di Dio non risiede nel chiudere un occhio sui nostri misfatti, bensì nel pagare egli stesso per i peccatori dopo aver condannato il loro peccato. Questa è la grazia di Dio. Gesù non ha snaturato il trono di Dio, che rimane di giustizia, ma l'ha reso propizio a chi confida nel suo sacrificio. Tale trono ora non è giusto soltanto perché condanna il peccatore, ma pure nell'assolvere chi è dichiarato innocente dalla giustificazione in Cristo. Dio non guarda alla nostra posizione davanti al suo trono, ma alla posizione di Cristo sul trono, Ebrei 1:3. La sua autorevole purificazione è sovrana su ogni rimorso di coscienza, critica umana, accusa satanica. Se sei tentato, non indugiare ad invocare il soccorso di Dio prima che la tua sensibilità si attenui. Se sei scivolato, affrettati a tendere la mano verso colui che può rialzarti, prima di cadere ancor più in basso. Se hai toccato il fondo, accostati subito al trono di Dio per ricevere la grazia che Cristo ha ottenuto per te.